Buongiorno a tutti, eccoci in fondo al nostro Bookshelf Tour 2020. Grazie per avermi seguito fino a qua. Questo è il quinto ed ultimo episodio, appunto, del Bookshelf Tour in occasione del compleanno del canale. Spero che vi siate divertiti e che vi abbia dato tanti spunti di lettura. Fatemi sapere poi in fondo al video e qua sotto nei commenti quali dei libri che vi ho mostrato vi incuriosiscono di più. Quali avete già letto, quali vorreste in una recensione, quelli che ho già recensito e letto li trovate tutti nella rispettiva playlist delle Books Review. Oggi andiamo ad esplorare il misterioso scaffale basso della mia libreria, quindi quello che contiene i libri più alti, fisicamente più alti, e che appunto sta in fondo al ripiano della mia libreria, sempre in ordine cromatico. Spero che anche quest'ultimo episodio vi diverta e vi dia tanti spunti. Ci vediamo in fondo al video. Un bacione, grazie di essere arrivati fino qua. Il Bookshelf Tour ritornerà l'anno prossimo, il 25 maggio. Se avete dei consigli per programmi di videomaking, accessori o attrezzature appunto per rendere il tutto un po' più leggibile, perché mi rendo conto che aveva tante lacune, fatemelo sapere sempre qua sotto nei commenti, risponderò molto volentieri, oppure scrivetemi una mail. Un bacione! Concludiamo con lo scaffale più basso della mia libreria, Solo per sempre tua di Louise Neil, che mi ispira tantissimo. Il diario del vampiro di Lisa Jane Smith, Il risveglio, quindi il primo volume. L'ospite di Stephanie Meyer, questi due qua tra l'altro non li ho letti, non ve l'ho detto. Dark fantasy, fiabe del macabro e dell'assurdo di Cristina Vitagliano. Il giovane robot di Sakamoto Yosuke, di Paolo Predicatore, il mio inverno a Zerolandia, adoro. Di John Nesbo, L'uomo di neve, che non ho letto. Resta anche domani, di cui il seguito è un po' più su. Di Gail Forman, di Michael Crichton, stesso autore di Jurassic Park, Punto critico, che non ho ancora letto. Poi, tra le varie proposte di pubblicazione, mi era arrivata questa raccolta di poesie di Giuseppe Aletti, della Aletti appunto, che è I decaduti, ma non l'ho ancora letto. Boh, prima o poi gli dedicherò qualche minuto. I fiori del male di Charles Baudelaire. La ragazza fantasma di Sophie Kinsella, poi i due libri della collana delle sirene che io sto cercando di completare da tipo sempre, che sono Il coraggio di Artemisia e Dalla parte dei bambini di Donatella Bini Mondaini e Daniela Palumbo, Una chitarra per due di Jordan Sonnenblick, La ragazza che sapeva troppo di M.R. Carey, di Jane Porter, Pollyanna, che devo rileggere, tra le varie cose devo rileggerlo questo romanzetto perché mi era piaciuto tanto. L'orribile karma colpisce ancora, mentre L'orribile karma della formica l'ho prestato e mi deve tornare indietro, quindi poi sarà motivo di rimettere ancora a posto la libreria, di David Safir, di Astrid Lindgren, Rasmus e il vagabondo, Mio fratello Simple di Mary Odd Morell, Non buttiamoci giù di Nick Corby, La libreria degli amori impossibili di Elisabetta Lugli, Io prima di te di Giorgio Moyes, Francesco Gongui Inferno, che devo ancora leggere, di Giorgio Faletti Uccido, Una piccola libreria molto speciale che non ho ancora letto di Ellen Berry, Vita da cani di Testoni, molto bello, è il libro più anziano che ho qua e quindi lasciamolo lì che sta bene, Il canto del ribelle di Joan Harris, Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, che non ho ancora letto, La libreria di Piazza delle Erbe di Eric de Kermel, di John Marsden, Il domani che verrà, il libro che vi consiglio tantissimo se vi piace il distopico soprattutto, anche se molto distopico non è a dire il vero, ma fa niente, di Marcus Zusak, Storia di una ladra di libri, che ho letto, mentre che non ho letto di Marcus Zusak sempre, Io sono il messaggero, L'incredibile viaggio di un piccolo robot dal cuore grande, Il fumetto in versione manga di Romeo e Giulietta di Sonia Leong, che è meraviglioso, io lo adoro, un giorno ve lo farò vedere dal vivo perché vale veramente la pena, secondo me molto bello, e tra l'altro quando l'ho acquistato mi sembrava che ce ne fossero altri di questa collana qua, quindi se sapete se ce n'è altri fatemelo sapere. Poi Affari di famiglia di Francesco Muzzopappa, altro Newton Compton, credo che qualcuno
Anzi, sono sicura che qualcuno prima della quarantena mi abbia regalato una specie di borsa piena di questi libri qua. Di Cinzia Ellingsten, Maledetto il giorno che ti ho amato. La gemella silenziosa di S.K. Tremaine, di Michael Crichton Jurassic Park, Momo di Michael Ende, La bottiglia magica di Stefano Benni, Figlie sagge di Angela Carter, Quattro amiche e un paio di jeans, La seconda estate di Anne Brashares, I predatori blu di Eoin Colfer, Lo stupore di una notte di luce di Clara Sanchez, che è il seguito del Profumo delle foglie di limone, Come vivere con un gatto nevrotico di Stephen Baker, Colpa delle stelle di John Green, Il tuo corpo adesso un'isola di Paola Predicatori, Il profumo del pane alla lavanda di Zon Allen e La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. Bookshelf tour finito. Io spero che vi siate divertiti e che non sia stato troppo schifoso da vedere, perché io devo cambiare macchina fotografica o telefono in modo da poter fare dei video in HD o comunque che si leggano almeno i titoli, perché mi sono resa conto dopo aver registrato che facevano veramente schifo le riprese. Però abbiate pietà, spero che vi siate divertiti. Sbizzarritevi qua sotto nei commenti se avete anche qualche prodotto per videomaking appunto da consigliarmi. Fatemelo sapere qua sotto, magari linkatemi il prodotto che trovate su Amazon o su qualche sito che conoscete voi. Mi raccomando, seguitemi su tutti i vari social, contattatemi, commentatemi e sostenetemi. Il prossimo Bookshelf Tour sarà l'anno prossimo, sempre il 25 maggio, per festeggiare il prossimo compleanno del canale. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, vi ringrazio tanto in generale, soprattutto chi mi segue da quando ho aperto questo canale e che ha avuto fiducia in me. Vi ringrazio tanto, è un compleanno del canale molto molto carino e in questi 5 anni mi hanno portato tante cose, ma soprattutto gli ultimi mesi mi hanno portato tante cose, tante nuove persone da conoscere. Credere in questo progetto oramai è diventato molto importante per me e sono molto molto contenta di questo traguardo. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo Bookshelf Tour, ma anche se non vi è piaciuto fatelo lo stesso per pietà mia, un bel like, e se vi piace questo video o comunque se vi piacciono i video che faccio, vi piacerebbe smanettare un po' di più su questo canale, iscrivetevi e cliccate ovviamente sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Qua sotto in descrizione trovate la mail con delle collaborazioni o comunque delle corrispondenze nel quale mi potete scrivere. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, che secondo me, ripeto, è stato abbastanza tragico in generale, ma spero che vi abbia soddisfatto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video domani e tante care cose e ciao belli!